con la nuova polemica sulle pensioni. Effettivamente l'Italia siamo diventati paese di quarto mondo. Si parla ancora di reversibilità e questa volta a volerla ridurre sembra essere l'INPS. L'INPS il 30 di novembre dell'anno scorso mette la circolare 195/2015 con la quale prevede una serie di redditi che i pensionati per la pensione di reversibilità devono comunicare all'INPS. Tra i redditi da comunicare all'INPS si legge sulla circolare anche gli interessi del conto bancario e i titoli di Stato. Come se ne accorge? Sì, ci sono numerosi pensionati che si sono rivolti a me dicendomi: ma qui come mai da quest'anno dobbiamo evidenziare dei redditi che non sono mai stati evidenziati? Cosa significa? Significa che ci vogliono tagliare le pensioni di reversibilità? Io mi arrabbio e presento un'interrogazione e chiedo al ministro Poletti spiegazioni, perché lui è il ministro vigilante sull'INPS. All'inizio l'INPS si difende dicendo che sostanzialmente io non ho ragione, la mia interrogazione è infondata. E in questi giorni invece l'INPS dice: effettivamente ha ragione Simonetti, parla di un semplice refuso, per me un errore grossolano, e adesso dobbiamo vedere come va a finire, perché la circolare non è stata ancora modificata. Tutto risolto quindi? O sulla reversibilità dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena? Questi pensieri che hanno questi signori fanno semplicemente schifo, perché a noi non ci danno altro che mazzate, mentre loro si riempiono le tasche. Quindi che si fa? Che si fa? Non paghiamo più. Non paghiamo più i contributi. Quello che sta facendo all'Italia è la supercazzola in assoluto, detta da da Toscana a un toscano. Sarà il mio impegno personale tallonare l'INPS finché non modifica la circolare del novembre dell'anno scorso con una nuova circolare, con un nuovo documento, insomma non con un comunicato stampa, perché i comunicati stampa valgono quello che valgono.